hanno fatto della spinta il loro fiore all'occhiello. E quello che vi dicevo prima, per essere competitivi, per prima cosa bisogna avere la spinta, e loro ce l'hanno. E infatti nella prima giornata sono state molto forti, 5:21 il tempo di spinta per loro, una Ellen Upperton. Hanno fatto innanzitutto lo stesso tempo della prima manche, questo vi fa capire la determinazione. Ellen Upperton che ha bisogno di crescere ancora dal punto di vista di guida, perché, ripeto, dal punto di vista dell'atletica è fortissimo. Dal punto di vista di materiali io spero, anzi mi auspico, che loro abbiano collaborato con Pierre Luders, che è il leader della squadra maschile di Bob, che lui materiali ne ha e sono davvero molto buoni. Intanto passa molto bene alla chicane, 61 centesimi di vantaggio nei confronti del Stati Uniti 2, quando va a affrontare l'ultima parte. Qui non mi è piaciuta, il Bob è caduto, quello vuol dire perdere un po' di velocità lunga. Rischio per la canadese che arriva con 72 centesimi di vantaggio. 3:51, miglior tempo di manche, 57:83. Scegliere le diverse conformazioni, disegni e curvature, sempre rimanendo all'interno di quello che è il regolamento. Intanto parte Germania 2, Susie Lisa Erdmann, Nicole Hirschmann, quarte dopo la prima manche, vedete 5:43. Stesso tempo della prima manche di spinta, ma il loro tallone d'Achille qui si mette di traverso prima dell'ingresso della curva, e qua lo vedete 19 centesimi di ritardo nei confronti dell'equipaggio canadese. In questo momento il leader box, ma la Susie Lisa Erdmann, lo sappiamo, ha grandi capacità di guida e soprattutto buonissimi materiali forniti da un Christopher Langen, ormai che ha appeso le scarpette al chiodo. Guardatela qua, bellissima la chicane, anche se non riesce a rosicchiare lo svantaggio che ha nei confronti della Upperton, e dovrà veramente far miracoli. Qui guadagna 4, ma sono troppo pochi, siamo già alla curva d'arrivo per la Erdmann, che perde anche la quarta posizione a vantaggio della canadese. E guardate ovviamente la grande soddisfazione dell'equipaggio per scaricare tutto nella fase di spinta. Partite nella fase di spinta per poi rilassarsi almeno Jennifer un pochettino, e tutto va nelle mani di Gerda. In questo momento 5:37 il tempo di spinta per loro, si migliorano di 2 centesimi rispetto alla prima manche, grandissime, vuol dire che sono arrabbiate, vogliono questa medaglia le italiane, la vogliono, 13 centesimi di vantaggio nei confronti della canadese, buonissimo segno, perché adesso deve pennellare Gerda. Perde parte del vantaggio, ma è dovuta alla spinta molto più alta rispetto alle canadesi. Gerda deve fare la differenza da metà pista in poi. Diamola a vedere la chicane, buona l'uscita, 12 centesimi di traverso però. Qualche errore, speriamo che non comprometta quell'errore la discesa di Gerda, qui non benissimo, solo 8 centesimi di vantaggio. Lunga anche questa volta sulla curva d'arrivo. E ci siamo! 5 centesimi, l'Italia è sul podio! Gerda Weissensteiner e Jennifer Isacco salgono sul podio! Davvero penale, è riuscita a guidare il Bob fino in fondo e a portarci la medaglia. E adesso vediamo di che colore sarà, perché parte Stati Uniti 1, Shauna Roebuck, Valerie Fleming, seconde dopo la prima manche, hanno un vantaggio nei confronti dell'equipaggio italiano di solo 8 centesimi. E l'equipaggio italiano in modo un po' altalenante, ma ha fatto una grandissima quarta manche. Andiamo a vedere 15 centesimi di vantaggio, dovuti principalmente alla spinta. E anche ovviamente dovete tenere presente che 8 sono riferiti alla manche di ieri. Qui purtroppo però aumentano, diventano 19 i centesimi di vantaggio per Stati Uniti 1. E non è un buon segnale, perché l'equipaggio italiano poi ha fatto un errore. Anche loro non perfette qua, anche loro l'errore dello stesso punto della Gerda. Vediamolo un po' adesso nella parte finale, nella parte più veloce. Anche loro cadono un po', ma il vantaggio aumenta. E non c'è niente da fare, il gradino, secondo gradino del podio per le americane. 32 centesimi di secondo di vantaggio rispetto all'equipaggio italiano. Ma sinceramente
Okoff con Anja Schneider-Heinz che si vanno a giocare la loro prima medaglia d'oro olimpica. Sandra Prokof che ha vinto tutto quello che c'era da vincere nel bob, tranne un titolo olimpico, in quanto 4 anni fa a Salt Lake City è arrivata seconda dietro alle americane Jill Becker e Vonetta Flowers, che oggi ha corso con Jen Racine. Guardate il distacco abissale, 58 centesimi, e la Prokof è molto avara di errori. Sarebbe davvero una delle sorprese più grosse vedere la Prokof fare un errore. Sta scendendo davvero in modo tranquillo e preciso, perfetta alla chicane, anche lei un po' di traverso all'ingresso della curva successiva, ma ormai i giochi sono fatti. Parte finale per loro, altissima sulla prima curva d'arrivo, seconda e terza, e siamo alla fotocellula. 3:49:98, nuove campionesse olimpiche 2006 per il bob a due femminile. Germania 1, Sandra Kyriazis Prokof e Nadia Anja Schneider-Heinz. Sport riesce a regalare che la vita di tutti i giorni difficilmente riesce a...